Mollo tutto e cambio vita. Quante volte ci è passato per la testa questo pensiero? Ed è stato proprio il desiderio di cambiamento a spingere Monica La Saponara, Escape Coach, a creare un metodo pratico ed innovativo per progettare il piano B perfetto. Monica, cavese d'origine, ha presentato il suo manuale questa mattina presso il complesso monumentale di San Giovanni. Allora, Escape Coach è un lavoro che ho inventato io perché in realtà è una professionista che ti aiuta a lasciare un lavoro da dipendente e dare vita al lavoro tuo ideale, ossia qualcosa che è basato sulla tua unicità. Io ho creato questo lavoro perché mi sono trovata anch'io nel dilemma di dire voglio cambiare ma non so cosa fare, e a quel punto ho iniziato a pensare che probabilmente avere una figura che ti accompagnasse nell'individuare innanzitutto quali sono i tuoi talenti ma anche capire poi come sviluppare il lavoro che è adatto a te. Quindi ho unito la formazione in coaching nell'attività di marketing che io ho fatto per oltre 15 anni in aziende multinazionali, e ho creato letteralmente questo nuovo lavoro che in realtà è un mio marchio, quindi faccio solo io attualmente, ed è quello che aiuto anche i miei clienti a fare, quindi a creare dei lavori esclusivi che sono basati sulla propria unicità. Allora, il tema delle grandi dimissioni è un tema molto attuale perché in realtà abbiamo dei dati importanti, nel senso nell'ultimo anno oltre 2 milioni di persone in Italia hanno deciso di lasciare volontariamente il lavoro. Da che cosa deriva tutto questo? Soprattutto dal fatto che la pandemia ha rimesso un po' in gioco tutte le nostre priorità. Per la prima volta ci siamo fermati nelle nostre vite, abbiamo iniziato a cercare di capire che cosa fare del nostro lavoro in quanto parte importantissima di ogni nostra giornata. E quindi in realtà sono emersi nuovi bisogni, mentre prima il lavoro era solo legato a quanto guadagno, oggi è che impatto ha sulla mia vita e come mi permette di stare, soprattutto che opportunità mi dà anche di crescere. E quindi questo movimento che sta sempre prendendo piede in realtà è un movimento non solo trasversale, globale, ma che sta andando a interessare anche sempre di più persone molto giovani, e quindi questo è un campanello d'allarme molto importante per farci capire che il mondo sta letteralmente cambiando. L'iniziativa è stata organizzata da Rotary Club, sempre in prima linea per discutere di tematiche importanti e di attualità, come in questo caso la cultura e l'approccio ad un nuovo mondo del lavoro 3.0. È un libro che parla della cultura del lavoro in trasformazione, quindi non è un'opera letteraria, anche se è ben scritta, non è il solito manuale all'americana che ti dice di fare questo, di fare quest'altro, c'è tutto anche l'umanesimo nostro nella nostra cultura, e parla della trasformazione del mondo del lavoro, cioè dell'importanza attualmente di reinventarsi a una certa età, quando non si è più soddisfatti del proprio lavoro, quindi un piano B, ma è anche un piano A per chi deve trovare lavoro, quindi anche i giovani potrebbero trarre giovamento da questo libro. Io, che sono di una generazione molto passata, non avevo contezza di questo argomento, a meno per quel poco magari che avevo vissuto attraverso i figli, perché ai nostri tempi il lavoro era un diritto ma anche una possibilità prevedibile. Ecco, invece adesso no, stiamo scoprendo che o all'inizio della carriera o a un certo punto della vita qualcosa si rompe, qualcosa ci spinge a trovare altre soluzioni, e Monica ci conduce per mano a trovarle queste soluzioni. Ovviamente parliamo di cultura, come abbiamo detto, di attualità, tutti temi particolarmente sentiti dal Rotary. Il Rotary soprattutto è una delle 7 aree di intervento del Rotary. Il Rotary si occupa di pace, di salute materno-infantile, lotta nel mondo contro tutte le malattie, ha contribuito all'eradicazione della polio. Questo argomento rientra nel discorso della promozione delle economie locali, e quindi il lavoro è una delle componenti fondamentali per lo sviluppo delle economie locali. In una sala gremita ed entusiasta, presenti alla manifestazione, oltre al sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, anche diversi esponenti politici e le rappresentanti di altre 2 associazioni del territorio, la Rosa di Gerico e Joint Culture. Noi come Rosa di Gerico abbiamo proprio nel nostro statuto l'obiettivo di promuovere le donne, e in questo caso abbiamo aderito molto, con molta gioia, a questa iniziativa, perché si promuove una donna cavese, una giovane donna cavese, Monica La Saponara, veramente straordinaria, che è riuscita nella sua vita a reinventarsi completamente. Per cui noi qui siamo perché siamo appunto a fianco alle donne, e anche le donne che, come lei scrive nel suo libro, vogliono cambiare lavoro perché
stressate da una vita che da ritmi che in una società che non riconosce poi il lavoro femminile, il ruolo della maternità e le difficoltà che le donne hanno. L'azione è nata ufficialmente il 18 ottobre dell'anno scorso e si chiama appunto Joint Cultures perché noi ci dedichiamo a trasmettere la cultura ai giovani. Per noi quindi questo momento è importante perché i giovani non devono aver paura in questo momento di non avere futuro, perché il futuro è fatto da tante sfaccettature e lo dimostra Monica, la saponara, la quale ha avuto il coraggio di lasciare per un anno, per un nuovo lavoro, una nuova esperienza. Quindi non bisogna mollare, anche se i tempi sono terribili. Noi diciamo ai giovani c'è sempre un'opportunità per chi vuole rimettersi in gioco.